infermiere sono entrate piangendo e mi hanno abbracciato. È quanto avrebbe raccontato Wanda Nara alla stampa argentina dopo la scoperta della malattia. Al giornalista Angel De Brito, Wanda avrebbe rivelato che quella diagnosi sarebbe suonata come una drammatica sentenza. «Sono stata presa dal panico», ha dichiarato il cronista. «Mauro voleva lasciare il calcio. Ho fatto piangere i bambini. Mia madre si è accasciata per terra». La notizia della leucemia era stata divulgata prima ancora che la showgirl ne avesse la conferma. Non erano passate neppure 24 ore dalle prime analisi che il mondo già sapeva più di quanto non sapesse lei. Un duro colpo per Wanda, costretta a tranquillizzare i suoi figli senza aver potuto scegliere il modo migliore per comunicarglielo. Oggi Wanda ha una diagnosi e si sta curando, ma soprattutto ha recuperato la forza necessaria per affrontare la sua battaglia. Che belva si sente. Sono stata tante volte in Africa, allora penso che una leonessa, perché innanzitutto sono mamma di 5 figli. Showgirl, modella, influencer, procuratrice sportiva. C'è chi la critica e chi la segue perché non può fare a meno di spiare la sua vita sui social. Di sicuro, però, Wanda Nara è tra le donne più discusse dello show business. Chi mi ama perché vedi magari in me quello che vuole essere. Io mi sento libera. Chi mi odia per la stessa cosa. 36 anni, popolarissima in Argentina ma anche nel resto del mondo, diventa famosa in Italia come manager del marito e calciatore Mauro Icardi. Tanti gli attacchi spesso sessisti da parte di chi ritiene che il mondo del calcio appartenga solo agli uomini. Wanda, mamma di 5 figli, si è raccontata senza filtri, mettendo a tacere le voci che si rincorrono da mesi sul turbolento rapporto con Icardi. Lui è marito. È marito perché non vi siete separati. Saremo, penso, che per tutta la vita una famiglia. Contro ogni previsione, ha svelato che a conquistare il marito non è stata solo la sua bellezza e personalità, ma ciò che fa di lei una donna normale. Lui si è innamorato dell'altra, no? Me, io stavo lavorando in Argentina in quell'epoca lì, tantissimo, in TV, e magari vedermi in pigiama, facendo una pasta normale. Wanda oggi sta mostrando qualcosa di più di se stessa, la capacità di non farsi vincere dallo sconforto per la malattia che sta affrontando. E ora che sta per iniziare la sua nuova avventura ballando con le stelle, desidera che sia proprio questo il messaggio ai suoi bambini. Voglio che vedano che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile.